Ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale e su A Link to the Past. Era un bel po' che non pronunciavo queste parole, ragazzi, considerando anche il fatto che non registro questa serie da almeno 3 settimane. Ok, quindi perdonatemi se ve lo dico preventivamente, ovviamente, ragazzi. Perdonatemi se farò degli strafalcioni nel corso dell'episodio perché non mi ricorderò determinate cose di come funziona il gioco. Oddio. E a parte questo, ragazzi, mi ricordo benissimo il punto in cui siamo arrivati, perché più recentemente ho editato appunto gli episodi che c'erano da editare, appunto gli episodi precedenti, no? E tra l'altro, ok, una bomba, niente male. E oggi, no, allora tu e tu crepate entrambi. Oggi, ragazzi, è il giorno in cui andremo a prendere la Master Sword. Quella che credo essere la Master Sword, non è garantito che lo sia, perché a volte in questi giochi di Zelda ti fanno gli scherzoni. Per esempio Ocarina of Time, ragazzi, per quelli di voi che l'hanno giocato, ottimo titolo, andatevelo a recuperare se non l'avete fatto. Lì, diciamo, non è da subito, diciamo, disponibile la Master Sword, come in questo capitolo invece, o almeno così sembra, perché non credo che ci abbiano dato l'accesso ad un mondo, alternativo così, per niente. Dicevo, ragazzi, che siamo finalmente qua, a questo punto. E anzi, come prima cosa, prima di prendere la spada, se mi ricordo esatto, se mi ricordo come aprire il menu, perché anche questo non è per niente una cosa scontata, ragazzi. Perfetto. Abbiamo qui il libro di Mudora. Il trionfo dell'eroe, con i 3 simboli della virtù, scongiura la venuta del cataclisma. La spada suprema sarà sua, e il nuovo sangue irrorerà la stirpe dei cavalieri. Niente male. Vediamo a questo punto che succede, no? La voce di Sahasrara risuona nel vuoto. Link, la tua impresa ti ha assicurato il possesso della spada suprema e i suoi poteri sono al tuo servizio. Ora sei pronto per fronteggiare i malefici del mago. Il destino della nostra terra è nelle tue mani, figliolo. Non fermarti, Link. Ed è veramente la spada suprema, ragazzi. Che altrimenti non sparerebbe. Link, aiuto, le guardie stanno arrivando al tempio. Ah! Ok. Al tempio? Tu intanto scansati, per piacere. Ecco. Eccolo qua. Preso, ci ha fregato tutto. Al tempio, ragazzi, questo è interessante. Quindi significa che dobbiamo tornare al santuario dove c'è Zelda, praticamente. No, ma qui non ci possiamo passare. Come al solito, qui in questa strada mi perdo sempre, ragazzi. Eccoci. Che è successo? Dov'è Zelda? Link, arrivi troppo tardi. Ho fallito. Zelda, le guardie l'hanno rapita. L'hanno portata nella sala superiore del castello. Devi trovarla prima che il mago compia i suoi malefici. Ti prego, sei la nostra unica speranza. Ed è letteralmente morto nella stanza superiore del castello. Dobbiamo andare lì? Ok. Bene, ragazzi, avremmo potuto mantenere la nostra forma corporea nell'altro reame, diciamo, che mi verrebbe da dire reame ombra, ma non so quanto sia corretta questa dicitura. Però ci stanno indirizzando qua, cioè non ci vogliono far andare da nessuna parte. Ah, però, ragazzi, se ricordate, la parte superiore del castello, perché ci sono stato su Link Between Worlds, ragazzi, ma quella parte là che vogliono loro era bloccata da un muro elettrificato. Non so se riesco
a inquadrarlo da qui? Probabilmente no. Però fidatevi, ragazzi, non è ancora agibile quella parte. Quindi ciò che ci rimane da fare è esplorare, perché come abbiamo capito la volta scorsa, crepate tutti, come abbiamo capito la volta scorsa, appunto, tra l'altro questa cosa, questi proiettili sono incredibili, appunto possiamo passare in posti che sono apparentemente inaccessibili tramite questo portale che ci trasporta nel mondo alternativo, nel reame oscuro, ok? Cioè, fino adesso l'abbiamo chiamato reame oscuro, quindi continuerò, ragazzi, a chiamarlo reame oscuro finché non sapremo effettivamente di cosa si tratta. E io vorrei cambiarmi anche arma secondaria, perché sto libro non ci facciamo niente. Quindi boomerang. E ragazzi, si va alla montagna. Eccoci, ragazzi, siamo finalmente arrivati in cima alla montagna. È stata un'impresa, ma ora possiamo entrare nel portale. Eccomi, ragazzi, sono nel mondo oscuro, siamo ritornati e finalmente possiamo continuare il video, perché ieri ho dovuto smettere di registrare alla fine, ho avuto un imprevisto e quindi ho dovuto staccare proprio in questo punto. Ma oggi non sarà così, ragazzi, oggi proseguiremo con la nostra esplorazione a partire da lui, che non si può ammazzare. Wow, la tua forma non è cambiata, è la perla lunare. Non sei stato cambiato dalle tenebre, non sei un ragazzo normale, vero? Beh, potremmo dire che non lo siamo. Però a me interessava arrivare tipo qua. Ok, e qui c'eravamo arrivati. Però se non mi sbaglio c'era altro da vedere qua, vero? Tipo questo ponte, che dove ci portava? Esatto, esatto, qui c'è una stele, ragazzi. Allora, fermi un attimo, abbiamo il libro. Brandisci la spada suprema e otterrai la magia dell'etere. Eccola. Questo è il medaglione dell'etere che controlla l'atmosfera e i venti polari. Attento alla barra della magia. Ma che significa? Ok. Va bene, ragazzi, abbiamo intanto ottenuto una cosa. Adesso voglio vedere cos'altro c'è nel mondo oscuro, perché è questo il fulcro, diciamo, dell'episodio, visto e considerato che lì c'è la barriera e molto probabilmente non ci potremo andare. Oh, e tu? Ok, perfetto. Allora, iniziamo esplorando il resto della montagna, che c'era prima preclusa come opzione. Per esempio... No, sì, non sono normale, va bene, ho capito. Però di qua, se non mi sbaglio, da qualche parte c'era il ponte rotto, no? Ci sono queste strane cose. Ok. Tra l'altro consuma un botto di magia, guardate. Ci consuma tipo un quarto della barra ogni volta che lo usiamo, anche per sbaglio. Ottimo. Allora, qui adesso possiamo esplorare in una maniera un po' più decente di prima. E direi di andare a vedere cosa c'è qua. Questo, ragazzi, sarà un episodio che sarà forse un po' più lungo. Una fata. Ok, ottimo. Abbiamo però vita piena, quindi grazie, ma non ci servi. E sarà un episodio forse un po' più lungo, in cui andremo a vedere che cosa c'è nel resto del mondo oscuro, sempre che riusciamo ad uscire dalla maledetta montagna in qualche modo.
Questi ragazzi si schiacciano col martello, me lo ricordo benissimo. Però non sembra che possiamo arrivare da nessuna parte di qua. Quindi niente, siamo bloccati su questa montagna. Suppongo che dovremo cercare la soluzione in quel di Hyrule. Allora, nella nostra terra natale. Ma possiamo cambiare mondo in qualunque momento? Ma che mi dici? Ah no! Solo se siamo su quel coso colorato. Cioè l'ultima volta che abbiamo cambiato mondo, che è rappresentata da quel bagliore. Ho capito. Va bene ragazzi. E infatti non possiamo andarci così a casaccio in qualunque momento. Ecco, mi pareva un po' troppo strano, no? Ok ragazzi, sarò totalmente franco con voi, anche se non sono Franco ma sono Diego. Ma mi sono perso, ragazzi, dentro la montagna. Non riuscivo ad uscire con tutto quel buio. E quindi ho salvato e ho ricaricato il gioco al tempio. So che è una maniera un po' poco ortodossa di uscire dalle situazioni scomode. Però eccoci qua, appunto. Ce ne interessa qualcosa? Assolutamente no. Ecco, le api pure ci mancavano. Bene, ragazzi, è arrivato il momento di esplorare con i nostri poteri attuali gli Hyrule Fields, appunto, i campi della landa di Hyrule, e vedere se riusciamo a cavare un ragno dal... Attenzione! Mettiamo la bomba. E... oh, abbiamo sbloccato un'altra fata. Sarebbe figo mettere dei segnalini, ragazzi, sulla mappa. So che in tutte le mie altre serie sono sempre andato dicendo che sono una cosa inutile che non utilizzo mai praticamente, ma qui effettivamente farebbero comodo. Vediamo se lui ha qualche informazione utile, ragazzi. I tuoi occhi mi dicono che avrai un destino di avventure. Vuoi conoscerlo? Ti farò un prezzo speciale. Vediamo. Abracadabra, il vero eroe, si getterà nel Pozzo dei Fabbri. Pozzo dei Fabbri? Mi devi 20 rupie. Ok. Bene ragazzi, ho esplorato un po', ma non mi sembra che abbiamo mancato niente, quindi andiamo direttamente a vedere se possiamo fare qualcosa qui al castello. In particolare a quella porta che vi dicevo prima. Anche se quelle istruzioni per quanto riguarda il fantomatico Pozzo dei Fabbri sono abbastanza criptiche e poco chiare. I fabbri, ragazzi. So che c'erano dei fabbri, ma non ricordo esattamente dove fossero. Magari se qui non funziona niente, cosa che probabilmente sarà così, ragazzi. Però se non dovesse funzionare nulla... vedete, infatti... ragazzi, ma che... ok, e qui? Oddio, questi sembra che non scherzano questi. Ahia, e non li possiamo neanche bloccare, pertanto si lasciano stunnare per un po' e basta. Sembrano belli forti, ragazzi. E se ci mettessimo l'arco, tipo? Ok, guardatevi come vengono giù. Stupendo. Vorrei anche provare a usare questa virtù qua del fulmine, l'etere, ecco. Proviamo. Cosa? Si stunnano, tipo, guardate. Si fermano. Chiave. Niente male. Ed è un dungeon, praticamente, il castello, ragazzi. Perché sta stanza è tutta al buio? Abbiamo finito già il fantastico mana. Una bella rupia. Tu crepa. Ah,
non ci avevamo neanche bisogno di sconfiggerlo in realtà. Sta strada non si muove. Non so, ragazzi, esploriamo un po' tutti gli anfratti di questo luogo, perché ormai sono abituato all'idea che questo gioco sia pieno di segreti. Guardateli qua, ragazzi. No. Dai, ci abbiamo 2 cuori e mezzo. Scherzavo, 2 cuori. Crepate. Ok, un bel cuore. Lui muore subito. Incredibile. Perfetto. Chiave. E possiamo finalmente uscire, sempre che mi mantenga la luce accesa, appunto. Tanto lo sappiamo bene o male dove andare, ragazzi. Eccoci. Ma dove arriveremo? No, non voglio combatterli, ragazzi, perché questi mi fanno il culo a strisce se ci provo. Uguale questi. Ma perché io devo stare sempre al buio, che non ci si vede niente e c'ho pure poca vita? Hanno ascoltato la mia preghiera. Manco fossi un personaggio dell'Iliade, ragazzi. Oh no! Ok, tanto era qui che dovevo tornare, tranquilli. Tranquilli proprio. Certo che se mi avessero dato anche un pochino di mana, non tantissimo, per carità. Non chiedo troppo, ma un po' di mana. Tanto per accendere la luce. L'ho sprecato prima a forza di usare l'etere sul niente. Aia. E comunque, ragazzi, oh, del mana. Comunque ho delle fate, quindi se anche dovessi morire, guardate, cioè ci siamo. Ascoltami bene, Link. Anche con la spada suprema non puoi infliggere danno al mago. Devi piuttosto trovare un modo per usare le sue stesse magie contro di lui. Ok. Un modo per usare le sue stesse magie contro di lui. Questo è interessante. Credo che contro il mago, ragazzi, una morte o due ci sarà. E ovviamente non mi salverà le fate, cioè me le userà e basta. No! Ecco, lo sapevo. Per fortuna, ragazzi, che abbiamo le fate, per fortuna, perché qui altrimenti era morte certa. Tra l'altro è ricominciato il tema. Dovremmo andare a donare un po' di rupie a quella simpatica signora della pozzanghera. Crepa. Ok, scelta saggia. Anche tu. Ottima scelta, quella di crepare senza il mio input. E mettiamoci, ragazzi, l'arco, perché credo che siamo arrivati davanti al mago. Eccolo. Hideki. O meglio, Link. Ti stavo aspettando. Sei arrivato giusto in tempo per vedere Zelda esalare il suo ultimo respiro. Osservala bene, non la vedrai mai più. Tutto è compiuto. Il sigillo dei 7 saggi è infine spezzato. L'ombra del maligno oscurerà fra non molto questa terra. Dopotutto, l'eroe leggendario non può sconfiggerci, perché noi, la tribù del male, siamo armati della virtù d'oro. È ora tempo di dirsi addio. È così, eh? Maledetto mago. Lo sapevo. Ancora tu? Preferisci dunque la morte ad un pacifico oblio? Bene, voglio realizzare questo tuo desiderio. Come facciamo a restituirgli la sua stessa magia? Forse con lo scudo. Ci dobbiamo mettere con lo scudo così, forse? No. No, 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 no. Con lo specchio. No. Con lo specchio siamo tornati all'inizio del dungeon. Madonna. Lo sapevo, ragazzi. Rieccoci, ragazzi. Proviamo con l'etere.
Anche se... Aha, ok, lo dobbiamo semplicemente colpire con la spada. Aia. Dobbiamo anche coglierci però. L'abbiamo preso ma... non sarà comunque facile continuare a fare questo con solo 2 cuori e mezzo. Anche perché non sappiamo neanche quando farà questo tipo di magia. E lo sapevo. E dai, praticamente gli dobbiamo stare appiccicati, ragazzi. E vai. Niente, lo continuo a picchiare. Ancora non ho capito che non si può. Guardate se non moriamo, ragazzi. Arrgh! Vuoi forse farmi credere che tu sei il vero eroe della leggenda? Se lo sei e vuoi sconfiggermi, preparati a discendere nel mondo delle tenebre. Link, sono io, Saasrahla. Ti sto parlando attraverso il vuoto con i miei poteri telepatici. Ora ti trovi nel luogo un tempo chiamato Terra d'Oro, che i poteri maligni hanno trasformato nel mondo delle tenebre. Il mago ha spezzato il sigillo dei saggi aprendo un passaggio dal castello di Hyrule. Per salvare il nostro mondo, il mondo della luce, devi riconquistare la Virtù d'Oro. Non solo, è anche necessario salvare le 7 vergini inviate da Aghanim nel mondo delle tenebre. Esse sono eredi del potere dei 7 saggi e potranno aiutarti nella tua impresa. Le vergini sono tenute prigioniere all'interno di segrete traboccanti di mostri e trappole mortali. Recati subito al Palazzo Cupo. Link, sei la nostra unica speranza. Obi-Wan Kenobi, non deludere un povero vecchio, ti imploro. Oh, ragazzi! Questa hosta è stupenda, ragazzi. No, mi... Raga, mi sto commuovendo. Mi dispiace. Mi dispiace non essere al top delle mie performance tipiche per quanto riguarda il commentary, ma... questa host, ragazzi, mi riporta indietro di non sapete neanche voi quanti anni. Qui ci sarà da mettere la bomba. Ok, ragazzi, guardate dove siamo. Siamo nel mondo oscuro. E ci segnala... dov'è il primo dei dungeon, che a questo punto saranno 7. Il che significa che questo è l'episodio 5 e in teoria faremo altri 7 più forse 1, probabilmente, episodi. Bene, piazziamo una bomba qui, ragazzi. E no, non ci dobbiamo mettere la bomba. Allora dobbiamo trovare un altro modo, che sarà probabilmente questo. Che c'è qua dentro? Palazzo Quadrispada. Tu sei un NPC? Ehi, con sole 20 rupie ti narrerò una storia assai utile. Ok. Grazie. In tutta onestà, solo i veri eroi possono entrare qui. Solo i veri eroi? Che significa? Cioè, abbiamo pagato 20 rupie per sentirci dire che solo i veri eroi entrano. Cioè, hai trovato un frammento di cuore. Ottimo. E infatti, sarebbe fichissimo se la fine dell'episodio o no. Oddio. Sarebbe fichissimo. Tra l'altro questi me li ricordo benissimo, ragazzi. Ok. Dicevo, se entro la fine dell'episodio potessimo esplorare abbastanza da riuscire a trovare un cuore intero. Ma non lo so. Ragazzi, questa host è semplicemente incredibile. Anche voi vi ricordo molto bene. E anche in qualche maniera con molto affetto.
perché alla fine siete nemici che avete fatto parte del panorama videoludico della mia infanzia, tutto sommato, quindi... Oh, una bella bomba. E tra l'altro hanno il fuoco amico tra di loro. Niente male. Certo, perché lanciano bombe, quindi sarebbe strano il contrario. Ma va bene. Diamo un'occhiata a tutti i dintorni di questa piramide alla fine, di questa ziggurat, se vogliamo. E ok, qui si esce. In questa direzione, Palazzo Cupo. Ed è dove dobbiamo andare. Al Palazzo Cupo. Ok ragazzi, facciamo un attimo di esplorazione preliminare, perché vorrei capire quali sono i veri pericoli di questa landa. Ok, ci droppano anche un bel po' di cuori, il che non è niente male veramente. Ok, le possiamo sollevare ste rocce, niente male. E da qui volendo ci potremmo buttare nel fiume, però non si sa mai, magari è tossico, non vorrei entrarci. Guardate quest'acqua che è verde. E questa è quella che nell'altro mondo era la capanna della strega, se non vado errando. Quindi cosa ci sarà qua dentro? Andiamo a vedere. In un mondo così pericoloso, meglio essere ben attrezzati. Ti serve qualcosa? Cos'è questo? Quello strumento non ti serve. Perché non ne selezioni un altro? Me lo dice proprio così che non mi serve, eh? Va bene. Come non detto. Non ci serve perché probabilmente non abbiamo ancora quello che... Che tipo sarà un qualcosa che serve per utilizzare un altro oggetto, ma non abbiamo un altro oggetto. Per cui non ci serve, appunto. Siamo molto attenti perché potrebbero uscire fuori nemici da questi fiori in ogni momento. E vorrei capire... Ricordate di qua che c'era, ragazzi? Di qua si arrivava nel punto in cui abbiamo preso il nuoto, appunto, le pinne, ok? Quindi vorrei capire se è appunto una corrispondenza più o meno 1-1 come era su All'Inquieting Worlds. In questa direzione, lago del cattivo auspicio. Ricorda per molte cose Lorul questa landa, anche se probabilmente non è Lorul, perché Lorul era proprio un'altra dimensione. Questa è la terra della virtù d'oro, quindi non so quanto possono essere collegate e interscambiabili le due cose. Sia maledetto chi lancia qualcosa nel mio circolo di pietre. Nel mio circolo di pietre? Quale circolo di pietre? Questo? Vogliamo essere maledetti, ragazzi? Cos'è? Chi osa disturbare il mio pacifico pisolino? Vattene, in cambio ti darò questo. Cosa? Il medaglione sisma che controlla il sole scatena terremoti contro i nemici vicini. Di già, abbiamo preso un altro medaglione. Pazzesco. Pazzesco, ragazzi. No, sembra che da sopra non si arrivi in nessun posto nuovo. Semplicemente c'è quello e basta. E l'acqua abbiamo capito che è completamente normale. Quindi, ottimo. È trovare un posto bello tranquillo, tipo andare davanti al dungeon del prossimo episodio, e chiudere con esso questo episodio, appunto. Bene ragazzi, il Palazzo Cupo sta sopra di noi. Però volevo capire qua cosa c'è, perché qua c'è un altro edificio ancora. Bomba. Anche se non ne abbiamo bisogno. E tu chi sei? Non sei di queste parti, vero? Sei venuto in cerca della virtù d'oro? Se è così arrivi troppo tardi. La virtù obbedisce solo alla persona che la rivendica, e l'uomo che per ultimo se ne è impossessato desiderava un mondo di rovine come questo. Ebbene sì, anch'io arrivai qui avido di potere, e guarda cosa mi è accaduto. Perché la terra d'oro sbocci nuovamente, l'eroe degno della virtù dovrà sconfiggere l'uomo che ha creato questo luogo, e fino ad allora sarò immobile in forma di albero.
Che esistenza misera, radicata a terra solo con il pensiero sempre rivolto alla virtù d'oro, alla triforza. Quindi la virtù d'oro e la triforza sono la stessa cosa, ragazzi. Se avete giocato almeno un gioco di Zelda, sapete che cos'è la triforza. È tipo la rappresentazione massima della virtù. Quindi del coraggio, della sapienza e della forza, se non mi sbaglio. E appunto solo chi ne è degno può averla, perché è comunque una fonte di potere gigantesca, sproporzionata, unica al mondo, potremmo dire, no? Questi non muoiono con un colpo solo. Strano. E questa è palesemente una freccia che ci dice di andare sopra, di continuare ad andare su per trovare cosa, però. Qui non si passa. Una bomba? No. Altro ennesimo luogo labirintico, a dir poco. Ah, però, vedete, possiamo capire dove andare in base a questi segni, diciamo. Ok. Non ci possiamo fare niente con questi blocchi. Ma nonostante questo, credo che un giorno appunto, molto vicino, però comunque un giorno ci si potrà far qualcosa, tipo spostarli o sollevarli. Ok. Qui è una strada chiusa. Non ci credo che qui non ci si fa nulla. Aspettate che forse qui è dove si arriva a sbloccare una strada non scontata. Oddio, cosa? Kiki, sono Kiki la scimmia. Mi piace tanto avere le rupie. Prestami 10 rupie. Me le presti? Ok. Kiki, che bene. Che bene. Vengo con te per un pezzo di strada. Va bene. E come ci sei utile? Ah, finché non prendiamo danno, praticamente. Ottimo. Io non vorrei creparci, però, eh? Sarebbe incredibile. Sembra che l'accesso ci sia precluso. E allora che facciamo? Lo dobbiamo scoprire, a quanto pare. Bene, ragazzi. Ci lasciamo con un mistero, l'ennesimo. Ma per stavolta vi addecchi è tutto. E alla prossima!